Nel convegno di oggi ci siamo confrontati soprattutto con i paesi di matrice latina, quindi Spagna, Sud America, su come veniva vissuta, sviluppata e quali erano le sfide della sostenibilità in questi paesi. Per tutti la sfida principale è quella di riuscire a portare a bordo la piccola e media impresa, ancora troppo lontana da questi temi, troppo poco consapevole. Ingaggiare i dipendenti delle imprese, spesso i processi di sostenibilità sono processi molto top e poco down, nonché, ultimo ma altrettanto importante, riuscire a fare un percorso che possa aiutare le imprese a vedere la sostenibilità come un elemento reale di competitività e di innovazione.